Welcome to another episode of Asbesto Faminchiate Senza Fine Bestemmiando Come Un Turco. In this episode, we are working on VHS tapes, like those. Ma adesso parliamo italiano perché è meglio. Questi nastri VHS sono da acquisire. Come avrete visto in un mio precedente video, spero di non aver fatto minchiate con le pubblicazioni, ho acquisito nastri video 8. Ne avevo 70 e sono riuscito a digitalizzarne 70, quindi una vittoria su tutta la linea, avendo a che fare con nastri ammuffiti, come questi, nastri incollati che si spezzano, nastri spezzati, quindi giunte, svolgimenti e riavvolgimenti a mano. Adesso è il momento di provarci con le VHS. Adesso, nei video 8, io ho utilizzato una telecamera dotata di TBC, Time Base Corrector. Ora, gli strumenti che ho, il videoregistratore che ho non ha il TBC ed è un po' complicato trovarne dotati di TBC. Quindi cosa faccio io? Prendo il videoregistratore, lo collego in cascata a un altro oggetto che mi dà un segnale video stabile, quindi lo uso in un certo senso come un TBC. Questo è un consiglio che mi ha dato Matteo e spero di aver capito bene e cercherò di fare questa cosa. Quindi ho questo coso che è un registratore su hard disk DVD, è un coso che registra su hard disk. Quindi in teoria potrei registrare su hard disk la videocassetta. Va bene, questo non me ne frega un cazzo, però posso passare attraverso di lui, con un minimo di degrado di segnale, ma chi se ne fotte, e poi acquisire. Ed è esattamente quello che proverò a fare utilizzando questo oggetto, il quale si accende, come vedete, Ello. E io ho qua un Ello molto interessante. E lui parte e fa cose. E come vedete lui fa le cose. Quindi per adesso io provo lui. Ma magari vado in play, vediamo che cosa c'è. Se non mi sbaglio ci sono delle vecchie registrazioni. Questa cosa è stato trovato, non mi ricordo dove. Ora io sono in play. Sì, sono in play, ci sono dei tizi che parlano. Non so chi siano, io adesso questa roba la acquisisco, non si sa mai. Dopodiché proveremo il videoregistratore. Poi ci sarà da mettere le mani sulle cassette, vedere in che condizioni sono. Vedete, anche questa è ammuffita. Questi nastri sono stati tenuti praticamente nel mio dammuso, pieno di umidità, senza criterio. E quando li ho ripescati, li ho trovati tutti in queste orrende condizioni. Come vedete, sono impolverati. Quelli che sono messi bene sono quelli sigillati. E vaffanculo tu, vai a fare in culo. Qui abbiamo un oggetto interessante che ho aperto per verificare le condizioni interne, che sembrano niente male, devo dire. Questo è stato conservato al Museo dell'Informatica, funzionante. Al Museo dell'Informatica funzionante. È un Sony Hi-Fi Stereo bla bla bla, e addirittura sembra essere dual standard, perché io sopra leggo USA format compatibile NTSC, quindi ha anche l'NTSC, che a me non serve un cazzo, però questo vorrebbe dire che è qualcosa di più migliore. E quindi Reality Regenerator, interessante, fa cose, questo fa cose, e quindi andiamo subito a creare. Ma guardiamo meglio se riusciamo a capire le condizioni di questo oggetto. Io non vedo polvere, non vedo animali morti né muffa, vedo una cinghia nera che non sembra cotta, e quindi speriamo funzioni. La testina è libera e bella, sembra pulita, non si tocca, non tocchiamo. Qui c'è una spugnetta di pulizia che sembra integra, quindi non va in pezzi. Bene. Ok, sembra tutto a posto, a parte questo condensatore storto. Ehi, Sony maledetta, la Sony ha fallito, un condensatore storto. Lo proverei immediatamente con questo cortometraggio di Cane Capovolto, gruppo di artisti veramente fantastico che vi consiglio di andare a cercare. Ora vediamo se riesco ad accendere questo oggetto con una ciabatta cinese. Ecco, lui si è acceso.
Ok, ma io adesso lo riaccendo così. Bene, non abbiamo il telecomando purtroppo, questo ci creerà sicuramente dei problemi. Ora con una mano apro la videocassetta che sembra in buone condizioni. A parte un pezzettino di muffa, ma ho deciso di sbattermene. Questa gliela ficco e vediamo innanzitutto se si prende il nastro. E sembrerebbe di sì, io do uno stop. Stop, ho detto. E porto avanti e indietro. E intanto vediamo come si comporta. Si comporta che il nastro non scorre, perché il nastro sarà appiccicoso, questo è il problema. Vediamo a portare indietro. Fa una fatica della Madonna. Questo è ciò che temevo, i nastri probabilmente vanno... Ah no, sto portando indietro con rumori orrendi, Dio mio, l'orrore, l'orrore! Io credo che i nastri vadano cotti purtroppo. Si è fermato prima, il che non è una cosa buona, lo porto indietro ancora, ma lui non si muove, sto forzando, va bene, dov'è l'eject qua? Qua, vediamo se eietta senza macinare il nastro, eh sì, questo è il problema dei nastri, diventano appiccicosi, perché hanno assorbito sicuramente umidità, perché il binder fallisce. E così, è così. In teoria lui dovrebbe andare in play, no? Secondo me non ci va nemmeno. Io, ecco, mando in play, ma lui non ce la fa e si ferma. Nastro appiccicoso. Non c'è un cazzo da fare. Ok, eiettiamo e non forziamo. Possiamo provare un altro nastro, ma secondo me la situazione purtroppo è questa. Eh sì. Il nastro è stato eiettato bene, nonostante l'aspetto, questo nastro purtroppo è degradato, ma vedremo come fare. Sto provando un altro nastro che ho già acquisito in passato, molti anni fa. Quindi diciamo che può essere sacrificabile. È un nastro breve, quindi con poco nastro dentro. Penso che sia una cassetta da 30 minuti. È un Meeting Cyber ad Asti nel 1995, roba storica del cyberpunk italiano. E forse posso anche andare in play. E in effetti lui sta andando in play. Molto bene. Appena finisco di acquisire questa stronzata, vedremo come funziona il tutto. Io eietto e arrivederci. Il sistema sta funzionando. Ho deciso di acquisire questo nastro che non trovo da nessuna parte online. È una produzione Grafton 9 o Grafton 9 del 95, una roba no copyright. È un delirio cyberpunk, e sto usando lui e non lui, perché lui mi tirava fuori un segnale spurio sull'audio, un sibilo, quindi l'ho disconnesso, lo userò solo per riavvolgere i nastri e per verificare che non siano appiccicosi, dopodiché per l'acquisizione userò lui, che sembra non avere alcun tipo di problema. Da lui a lui vado tramite un cavo SCART, qua dietro, va bene, e poi da lui vado alla scheda di acquisizione per acquisire queste cose meravigliose. E devo dire che finora l'immagine è stabile, perfetta, veramente perfetta, una cosa incredibile. Praticamente lui mi fa da pass through e mi fa da TBC, perché mi tira fuori un segnale video sempre stabile su cui poi vola il segnale del VHS. E questo nastro di 30 minuti è in buone condizioni e lo sto acquisendo senza problemi. Sono molto contento, devo dire.
Spero che questa musica non abbia copyright, se no mi incazzo. Sta andando tutto bene, ma devo abbassare la musica perché scatta il copyright su questi miei cortometraggi. Acquisizione semplicemente perfetta. Ho avuto un problema con un rumore sull'audio che ho eliminato castrando dal portatile la sua base che è collegata al sistema radio eccetera che ho qui. Quindi adesso è solo portatile, alimentatore e schede d'acquisizione. Bisogna togliere il più possibile, logicamente lui è spento, servirebbe per riavvolgere, ma lui riavvolge bene, sto vedendo. Devo ancora vedere i nastri, diciamo quelli che necessitano di attenzione. Sto acquisendo, lui fa da TBC, va bene, sta funzionando. Mi sono preso questo perché c'erano dei falsi contatti, ovviamente sulla presa SCART di merda, maledette le prese SCART, chi le ha inventate? Purtroppo questo coso esce solo SCART, non esce con il segnale audio-video. Peccato, peccato, unica pecca. Anche lui esce solo SCART e quindi sono costretto a usare quella merda di SCART, di merda. Mentre per le cassette che non scorrono, siccome ho visto che a volte si tratta delle rotelle interne che non scorrono sul case, ho visto trapiantare le rotelle su dei case diversi per fare le letture, ho pensato che forse un punto, un po' di lubrificazione con questo, che è un lubrificante asciutto al teflon che ho già usato con profitto per leggere dei nastri magnetici di computer, forse potrebbe dare qualche risultato. Tenterò. Ne ricordo uno di tipo diverso, molto più polveroso. Quello che mi ricordo spruzzava proprio una polverina bianca di teflon, veramente fantastica. Ci ho letto un nastro di computer in quel modo molti molti anni fa. Sicuramente non è una buona pratica, però mi ricordo che ha funzionato. E magari per lubrificare le parti delle cassette, non tanto il nastro quanto proprio le parti dove scorre la rotella sulla plastica, forse può andare bene. Proverò anche questa cosa, ma per adesso devo dire qualità ottima, nessun artefatto video e sono contento, sta funzionando, il sistema funziona. Interrompo. Ma c'è una cosa molto importante che dobbiamo fare per far sì che questo sistema funzioni come si deve, ed è questa. Ora il nastro si è messo a fare uno strano fischio e io mi sono reso conto che nelle riprese ho degli artefatti che sono comparsi a un certo punto proprio nel momento in cui questo nastro ha cominciato a fare questo fischio. Vediamo se riesco a farveli vedere. Qui si notano, ecco, vedete, ci sono questi nel momento in cui il nastro fischiava si sono formati, ecco, qui si vede bene, queste ondulazioni, queste righe, specialmente verso la fine della ripresa, ecco qua sono visibili, e quindi ho fermato la registrazione, infatti qua adesso vedremo se lo fa ancora, no, non lo sta facendo, però qua è evidente, ecco. Qui si nota chiaramente. Questo è il nastro, vedete queste righe? È il nastro che non scorre bene, vedete? Quindi ora io ho fermato la registrazione, l'ho portato tutto avanti, ora lo porterò indietro, tornerò allo zero.
e vedrò di smontare la cassetta e dargli una spruzzatina con questo e vediamo che cazzo succede. Ed ecco infatti che il nastro si è piantato. Ah no, ha ripreso. Poco fa non riusciva nemmeno a portarlo avanti né indietro, ma ora noi lo portiamo ancora avanti e poi tutto indietro, perché sì. Ok, il nastro ha portato indietro tutto, ma in realtà non è arrivato indietro tutto, come vedete. E quindi ho deciso che lo apro e vediamo se riesco veramente a lubrificarlo. Come lo apro, come ho visto fare online, perché non mi ricordo come si aprono i nastri VHS. L'ho fatto tante volte. Io non so se questa cosa che sto facendo è una buona pratica, ma ho deciso di sperimentare. E quindi farò così. Vediamo come va, è un esperimento, dai. Io penso che questa cosa possa dare dei buoni risultati. Ecco, questo l'ho rimesso a posto, questo pure. Vedete, il residuo che lascia è una specie di polverina di teflon. Ok, completamente asciutto, io tendo il nastro, lo richiudo. Ho richiuso bene? Sì. Ho richiuso bene. A questo punto io riavvito e proviamo. Ora porto avanti e vediamo come va. Ho detto porto avanti. Non ce la fa. No, non ce la fa. Vediamo se riesco a portarla indietro. Magari si sblocca. Sì, indietro la sta portando. Adesso provo a portarla tutta indietro. E poi tutto avanti e poi tutto indietro. Altrimenti si tratta del nastro. Perché questa è una cassetta da 3 ore. Le cassette da 3 ore hanno un sacco di nastro molto sottile. E sono quelle che di solito danno più problemi. Non sono riuscito né con lui a portare totalmente avanti e indietro il nastro, quindi devo dire che non so. Io ho ripreso l'acquisizione da un certo punto e vedremo come va, insomma. Il passo successivo potrebbe essere quello di togliere dalla cassetta la parte che ho già acquisito, quindi estrarre quel pezzo di nastro e rendere la cassetta un po' più leggera da far girare. Quindi tagliare il nastro laddove l'ho già encodato, perché ho già salvato il file, quindi il nastro è sacrificabile in un certo senso, e dopodiché montarlo sulla stessa rail in modo da rendere questa cassetta non più da 3 ore ma da 2 ore a questo punto, con una rail molto più piccola che ha la forza di far girare il nastro. Chissà se questa cosa funzionerà, vedremo, ma intanto verificheremo che non ci siano più le ondulazioni nell'acquisizione. Ora io sinceramente dubito che le ditte che fanno questo tipo di lavori di acquisizione dati abbiano questo tipo di cura nell'acquisire appunto i filmati. Io credo che semplicemente ficchino la cassetta nel lettore, premano record e come viene fuori, perché tanto è un nastro vecchio, tanto è un nastro rovinato e così via. Ora vediamo se qui spuntano ancora gli artefatti. E speriamo di no. Mi sembra di no. Quindi forse qualcosa siamo riusciti a ricavare. Ed essendo arrivati in un punto in questo video in cui io e il mio amico ci siamo impantanati nel fango come degli imbecilli, devo dire che non ci sono stati artefatti sull'audio, nessun sibilo strano da parte del videoregistratore, quindi l'intervento in qualche modo ha funzionato. E quindi io continuo ad acquisire. Non è proprio la cosa giusta da fare. Forse la cosa giusta da fare sarebbe di prendere il nastro e fare una cottura in forno ventilato ad aria calda, al massimo 55-60 gradi al massimo, per qualche ora, per diverse ore, e ciò probabilmente toglie umidità al nastro e lo rende più scorrevole. È una pratica abbastanza comune per la lettura dei nastri magnetici vecchi.
ma si tratta anche del fatto che questo è un nastro da 3 ore, e quindi è sottile, è pesante, è fastidioso da trascinare per il videoregistratore. Comunque sto riuscendo ad acquisire questo nastro di complete cazzate. Quindi a un certo punto rallenta e poi va piano piano, e in questo momento si è fermato perché la cassetta è una merda e non ce la fa. Trucchetto per riavvolgere i nastri VHS quando si spezzano e dovete giuntarli e c'è la muffa e dovete pulirli, eh? Io ho trovato che una batteria fitta perfettamente, sono riuscito a prenderla con l'avvitatore e come vedete va bene. In attesa di fare un adattatore vero e proprio, per adesso uso una batteria. A volte il riavvolgimento può essere fastidioso e allora bisogna provare alcune volte, andare avanti, indietro, finché non si riesce a riavvolgere. E qui ad esempio sono riuscito ad arrivare fino alla fine, qua adesso sta avvolgendo al contrario, ma si bloccherà qui perché questo nastro è stronzo. Questo è un nastro del 90, è stato tenuto malissimo, le muffe hanno addirittura mangiato alcuni pezzi del nastro all'interno. Infatti vedete, sta rallentando e si è fermato. Si è fermato, lui prova. Ora può darsi che sia un problema di cinghie, non lo so, ma io fermo e rilancio, lui porta indietro la marcia, spinge e poi però sente della pressione e vedete, si ferma di nuovo. Quindi io lo fermo, lo rilancio e lui in qualche modo fa, però vedete poi rallenta troppo e allora devo continuare a fare così finché non lo porto indietro. E questo è sicuramente il binder, la colla che tiene il materiale magnetico sul nastro, oppure quello che dovrebbe lubrificare che non lubrifica più e che non funziona perché sono passati 30 anni e più, e ripeto, un nastro del 90, quindi ci vorrebbe un riavvolgitore esterno che ancora non ho. Ecco, ora è partito con la marcia più lenta e sta riavvolgendo, quindi chissà, potrebbe essere un problema di cinghie, perché anche questo ha dei problemi a riavvolgere alcuni nastri. E vabbè, ora come si apre un nastro VHS se bisogna metterci le mani, per esempio perché è inceppato? Prima cosa, bisogna tagliare l'etichetta lungo la linea di separazione. Io l'avevo già fatto, ma vi faccio vedere come si fa. Con un taglierino si taglia lungo la linea di giunzione, dopodiché cacciavite. Io tolgo prima le 4 viti di lato con un cacciavite e una violenza inaudita. Ora questo nastro non riavvolge fino alla fine, quindi sono costretto ad aprirlo per dare un'occhiata e eventualmente intervenire. Ed ecco qua,
Poi c'è la vite al centro, tolgo la vite al centro, poi si gira così e basta alzare la parte superiore con cautela e questa viene via. Ora questa parte del nastro la potete mettere da parte ed ecco il nastro aperto. Come vedete ci sono tracce di muffa su questo nastro, ma sono molto piccole e quindi io ho già avvolto tutto fino alla fine, adesso sto riavvolgendo di qua, ma si è bloccato qui. Quindi ora la cosa che farò sarà smontare queste reel. Vedete come sono passate, passano sopra questi cosi di metallo liscio di acciaio e in mezzo a questi rulli di, immagino, teflon o plastica. Questo è il meccanismo che blocca la rotazione del nastro, che quando lo mettete si aprono questi cosi così. Questo vi può saltare in faccia, quindi fate molta attenzione, perché voi potete stringere il nastro, ma poi questi dentini lo bloccano. Quindi dovete tirare indietro o premere qui e estrarre il nastro delicazitudinamente, con la delicazitudine, mi raccomando. Io già vedo delle situazioni che ora vi mostrerò. E lo stesso facciamo per questa reel che passa in mezzo a una parte che ora vi mostrerò. Ecco, la tolgo e la metto da parte. Qui c'è una specie di flap. Vediamo se riesco a inquadrarla meglio. Vedete, c'è una specie di cosino di plastica su cui il nastro scorre. Questo andrebbe pulito, perché poi il nastro passa sopra questa parte di metallo qua e qui in mezzo, poi deve passare qui in mezzo. Questa parte va pulita. Questo scorrere di rulli qui, anche qui c'è un pezzo, sembra un pezzo di nastro adesivo, il che mi fa pensare che è stata fatta una giunta su questo nastro. Vediamo se riesco a togliere questo. Sì, c'è un pezzo di nastro adesivo che è rimasto appiccicato. E questo converrebbe pulire bene, onde evitare cazzi. Ora, pulirlo bene può essere antipatico, potete farlo col dito come sto facendo io, potete usare questo che è un pulisci contatti e poi sempre con le dita. Quello è un pulisci contatti asciutto molto buono. Queste parti dentellate le metto sempre verso l'interno in modo che non vadano a rompere il cazzo al nastro. C'è forse anche un dentino che indica la posizione corretta. Questi rullini sono sporchi e conviene pulirli anche loro, anche qui con questo, che per la maggior parte questo è alcol isopropilico, quindi va bene, ma se avete dell'isopropilico puro usatelo. E dovrei usare un foglio di carta assorbente per pulire. Questo ha un senso di inserimento, immagino. Ecco, va bene, l'ho inserito. E lo stesso posso fare qui. Posso controllare questo e pulirlo un attimo. Sempre con alcol isopropilico o quello che avete. Lo pulisco e lo rificco. E poi per pulire qua adesso devo prendere un cotton fioc. Io ho dei cotton fioc giganti, come vedete sono giganteschi. Io adesso userò questo pulisci contatti che sto spruzzando ovunque e glielo passo dentro e vaffanculo, perché comunque è un passaggio del nastro. Ora con un pennellino pulirò meglio. E insomma, basta fare questa cosa per pulire, va benissimo così. Qui c'è una molla, attenzione alla molla. E va bene, va bene. Vediamo col pennello. Gli do un'altra pulita, giusto per togliere la polvere che è in mezzo al cazzo. E va bene, i passaggi del nastro qui sono puliti,
se proprio voglio lubrificare, io sto usando questo sistema, sto usando questo spray al Teflon, lubrificante asciutto, che lascia veramente un pochissimo strato. Io lo spruzzo da lontano, così, adesso voi non lo vedete, quindi giriamo e vi faccio vedere lo spruzzamento. Anche qui dove la rotella di plastica gira, lui asciuga praticamente subito e lascia un film asciutto di Teflon, vedete, leggermente bianco, e così queste parti possono scorrere meglio. Vedete, qua ci sono dei segni di scorrimento. Io faccio anche questo. Ow. E lo stesso anche da questo lato, eppure sopra, anche se c'è il nastro me ne sbatto, perché ho notato che non succede assolutamente niente al nastro con questo spray qua, e ho già utilizzato varie volte con profitto. Ricordiamoci sempre che si tratta di leggere il nastro una volta per acquisirlo e poi non leggerlo mai più, perché insomma siamo nel 2024, i nastri non si usano più. Ora volevo verificare che questo nastro si sviluppi bene. Ok, non è incollato. Io lo sto tirando delicatamente, ma vedo che non è assolutamente incollato, quindi lo riavvolgo e lo rimetto in posizione, facendolo passare tra i due. Vedete? No, non vedete. Allora lo faccio passare tra i due rotelli. Ci sono due rotelli qua, poi tiro indietro e lui va in posizione, e adesso è passato bene. Stessa cosa l'altro, lo metto dentro come si deve, lo faccio passare dal lato esterno e poi attraverso questa linguetta di plastica e lo metto a posto. E il nastro è entrato perfettamente. Vedete, così, perché poi quando stringo, e notare il freno che frena il blocco, quando io vado a stringere, adesso il nastro è tensionato, posizionato bene. Questo è Teflon che si vede. Ottimo, ora gli do una teflonata pure qui e posso chiudere il nastro. Evito il Teflon sulla finestrella perché a volte mi impedisce di vedere. Teflon anche lì dove ci può essere un passaggio. Posso a questo punto richiudere. Per richiudere, quindi, questa va aperta leggermente, si mette il nastro e si lascia ed è chiusa. Perfetta. A questo punto possiamo rimettere le viti. Piccolo trucco per le viti: se la vite è dura da avvitare, dovete andare un po' indietro finché non fa uno scatto, ecco, e dopodiché avvitate finché trovate lo scatto giusto, dove avvitando entra senza fare nessuna forza, perché questo tipo di filettatura spesso ha un senso. Questo è come faccio per mettere le mani sulle videocassette che necessitano un intervento. Per concludere, uso questo per riavvolgere, anche se c'è la muffa, non mi interessa, poi lo soffierò. Non mi importano le contaminazioni, perché devo leggere e buttare i nastri sostanzialmente una volta acquisiti, perché non ha senso. Lui non ce la fa proprio a leggere e a riavvolgerli tutti. Adesso si è inceppato perché il nastro fa fatica, forse perché ha le cinghie da cambiare. Dopodiché la lettura la faccio con lui, che è un 6 testine, si sta comportando veramente molto bene. E lui lo pulisco regolarmente, muffa qui dentro non ne viene sparpagliata.
perché probabilmente rimane qua dentro, insomma, non lo so. Ora sto cercando di riavvolgere questo nastro che ho già smontato e un po' pulito, perché queste bobine si possono smontare e sono... È interessante questa cassetta perché ha le bobine smontabili. Ah, è quasi arrivato alla fine. Qua c'è scritto merda rovinata. È un nastro di qualità veramente infima. Finisco di riavvolgerlo qua. Come vedete è sporco. È stato conservato nell'orrore. E forse farei bene a dargli una pulita così. Come vedete in modo altamente professionale. Io pulisco i nastri. Dopodiché con questo... Non lo faccio partire. È un peccato che ogni volta che si carica il nastro deve andare a contatto con la testina. È veramente un peccato. Comunque riavvolgo. Come vedete lui riavvolge con profitto, forse perché ha le cinghie più meglie. Questa è la marcia che lo fa andare più o meno veloce a seconda della posizione in cui si trova. E dopodiché che dire, mi metto qua con VLC. E gli do, io vado su media, capture, setto gli ingressi audio video qua da questa menu a tendina, imposto il video standard a PAL, dopodiché invece di andare in play vado su capture, gli imposto display output e the interlace, dopodiché scelgo la destinazione del mio video che va su questa directory, gli do un nome a cazzo, tanto poi sarà rinominato, save, e a questo punto se io do start lui parto qua e parte l'acquisizione e di solito non ho problemi, magari porto un attimo avanti e indietro se ha problemi di tracking perché lui ha l'auto tracking. E attenzione al tracking perché mi è capitato di avere un nastro che non riuscivo a leggere perché il tracking sballava all'inizio del nastro ma andava bene dopo, solo che si settava in una posizione in cui il nastro poi era illeggibile tutto e allora io pensavo che la testina fosse sporca, allora mi mettevo a pulirla con l'alcol isopropilico e poi lo rimettevo e non leggeva, invece era solo un problema di tracking. È raro che si debbano pulire le testine, è veramente raro, devo dire. Meno si toccano, meglio è. Detto questo, proseguo le acquisizioni. Le muffe sui nastri vanno tolte prima di effettuare le letture. Ora, un sacco di link su internet spiegano che queste muffe sono pericolose, bla bla, procurano la morte per decompressione, bla bla. Insomma, sì, le muffe sono pericolose, bisogna stare attenti. Uno dei problemi quando si ha a che fare con le muffe sui nastri magnetici è la contaminazione, perché se voi utilizzate un nastro magnetico ammuffito in un lettore e poi utilizzate il lettore con dei nastri magnetici che non hanno muffe, voi contaminate i nastri magnetici che non hanno le muffe, perché queste muffe vanno qua e là, e quindi quando li usate su un lettore normale, la muffa si sparge nel lettore, e poi mettete una cassetta nuova, e questa cassetta prende le spore di muffa, e quindi si contamina. Bisogna assolutamente evitare queste contaminazioni. Quindi bisogna aprire la cassetta, pulirla per bene con un pennellino e un aspirapolvere, bisogna usare una mascherina, bisogna usare delle protezioni, dei guanti per evitare di sporcarsi con questa muffa perché è uno schifo. Io cosa ho fatto invece? Me ne sono ovviamente fottuto perché ho voluto fare la prova e mi sono detto vediamo cosa succede all'interno di un videoregistratore che userò solo per riavvolgere, cioè lui. Questo l'ho usato solo per riavvolgere le cassette ammuffite. Ho detto metto la cassetta ammuffita, la riavvolgo, dopodiché vedremo cosa succede all'interno di esso. Ed ecco cosa succede all'interno di esso. Come potete vedere tutta questa polverina bianca che si è accumulata all'interno, guardate che schifo. Questa è tutta la muffa che era nelle videocassette che sono riuscito a dampare. Eccole lì, ce ne sono alcune. Queste vanno buttate perché non servono più niente, vanno buttate via.
ma la muffa, come vedete, si è sparpagliata ovunque e io adesso prenderò questo videoregistratore, lo porterò al distributore di benzina, gli darò fuoco, no, in realtà lo soffierò per bene con l'aria compressa, dopodiché gli darò una bella pulita, perché questo registratore merita una certa manutenzione. L'altro che ho utilizzato, che sta di là, verrà pulito lo stesso, ma è molto più pulito perché lì ho inserito i nastri puliti. Questo era un test che ho voluto fare. Come vedete c'è muffa anche sui sensori ottici, questo può creare dei problemi di funzionamento. E bene, beh, un test interessante, ho tolto la muffa. Adesso io questo lo prendo, lo porto al... perché non ho un compressore e quindi purtroppo non ce l'ho, se no sarei uscito fuori a soffiarlo io stesso. Ma vado dal gommista, soffio questo coso e poi si pulisce. Quindi mi raccomando, se avete i nastri ammuffiti non utilizzateli se prima non li smontate e pulite per bene, perché rischiate di fare danni a livello di salute, perché questa muffa non è una cosa buona, ma danni soprattutto a livello di contaminazione, perché potete contaminare altre cose con queste spore di muffa e basta così. La muffa cresce a causa dell'umidità e quindi cercate di mantenere sempre i vostri nastri all'asciutto e vabbè, insomma, siamo riusciti a fare questi dump. Adesso l'unica cosa che sto facendo ora è il backup da questo disco che si chiama Petus, che contiene video, i video che ho recuperato li sto copiando su un altro disco a cui ancora non ho dato un nome, ma a cui darò un nome divertente. Il prossimo passo sarà mettere le mani su questo tipo di nastri, ne ho circa 6 da recuperare e lì c'è una telecamera che mi ha prestato Giuseppe che dovrò provare.